Oggi, martedì 28 febbraio 2017, 500 architetti hanno partecipato al convegno Interni, Spazio del Lavoro e Spazi Abitativi, convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Gli architetti, ai quali sono stati riconosciuti 6 crediti formativi professionali, hanno anche avuto modo di conoscere le numerose aziende che si sono presentate ed hanno illustrato i loro prodotti. Neolith è un prodotto spagnolo di un'azienda The Sites che è stato lanciato nel 2010 e sono superfici sinterizzate, quindi create al 100% da materiali naturali e che seguono il processo di sinterizzazione, e quindi le superfici sono estremamente resistenti, non sono porose, non si graffiano e resistono alle alte e alle basse temperature, quindi hanno varia diffusione di utilizzo. Per esempio si va dal rivestimento di facciata ventilata, rivestimento per interni, top cucina, perché le lastre hanno vario spessore e varia dimensione, soprattutto si arriva fino all'altezza di 3,20 m. Il materiale può essere trasformato e quindi si possono non solo creare dei rivestimenti di pavimentazione murari, ma anche creare per esempio top per bagni oppure mobili su misura e quant'altro. Per relazionarsi appunto con il mondo degli studi di architettura non è sempre immediato farsi conoscere, quindi avere una vetrina e vari progettisti che seguono la nostra presentazione è molto più efficace e utile per l'azienda.